L'indimenticabile viso di Marilyn Monroe appartiene a tutta una serie di opere che Andy Warhol realizza come tributo a questa diva, scomparsa tragicamente a 36 anni, nel 1962. Proprio a questo anno risale Gold Marilyn Monroe, opera tra le più note della collezione del MoMA di New York. Questa stampa serigrafica è un luccicante, ma anche triste omaggio all'attrice e modella americana. Il suo viso campeggia su uno sfondo dorato, realizzato con vernice spray, appena troncato sotto il collo. Più che davanti a un volto autentico, l'impressione è quella di trovarsi davanti a una maschera di trucco. La faccia di Marilyn è stata colorata di rosa acceso, le sue palpebre sono velate da uno spesso strato azzurro, le sue labbra sono caricate di rosso fuoco e su di esse è stampato un sorriso eterno, ma finto. L'opera nasconde una sottile polemica verso l'inautenticità imposta dal mondo dei mass media, che hanno costruito un'immagine di Marilyn sfavillante, ma non vera. Marilyn era una diva sempre sorridente, ma non felice, e nemmeno i colori vivaci scelti da Warhol riescono a portare allegria. Il quadro è in perfetta sintonia con lo stile della pop art e con i suoi intenti. Le tinte accese e irreali si legano a immagini della cultura mediatica americana, svuotando personaggi e oggetti della loro presunta sacralità. Notiamo inoltre la consueta scelta di incorniciare i visi in riquadri e di optare per una generale bidimensionalità. Warhol ha avuto a disposizione tantissime immagini di Marilyn per prendere ispirazione. Alla fine la scelta è ricaduta su questa foto, tratta dalla locandina del film Niagara, del 1953, che è stato il trampolino di lancio per l'attrice.